Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Scarlatto. Io sono Glacial Sphere e in questo video vi andrò a far vedere come catturare e dove trovare Luna Ruggente, ovvero Roaring Moon, oppure Iron Valiant, mi sembra si chiami il Pokémon esclusivo che si trova in violetto. Io sto giocando a Pokémon Scarlatto, quindi farò la guida su Roaring Moon, ovvero Luna Ruggente, il paradosso di Salamence. Ma seguite questa guida se giocate a Pokémon Violetto, troverete essenzialmente Iron Valiant, ovvero il Pokémon paradosso esclusivo di Violetto. Detto ciò, quindi iniziamo subito. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo troverete utile, di commentare facendomi sapere quale dei due paradossi preferite, Roaring Moon oppure Iron Valiant, quello di Pokémon Violetto, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora, andiamo subito quindi nell'area 0. Qui siamo, come vedete, vi faccio vedere la mappa, siamo qui. Nella voragine, all'ingresso della voragine di Paldea, come vedete, basta rientrare. Dovete aver finito il gioco, mi raccomando. Dovete aver finito il gioco. Una volta completata appunto tutta la vicenda nella voragine di Paldea, tornate qui. Teletrasportatevi alla stazione di monitoraggio numero 2. E vediamo se riusciremo a trovare il nostro Roaring Moon. Vi avverto che è parecchio tosto da catturare. È alla stregua di un leggendario, quindi armatevi di tante Ultra Ball, di tante Scura Ball, dato che molto probabilmente lo troveremo in una grotta, e andateci. Andateci, allora, da qui dovete scendere, ok? Siamo qui, siamo nella voragine di Paldea. Qui ancora i Pokémon Paradosso non spawnano. Se volete trovare i Pokémon Paradosso dovete andare proprio nella grotta, eh? Dovete andare nella grotta più in fondo. Voi andate qui e vedete che là c'è una sorta di grotta, là nell'acqua. Dovete andare proprio lì. Dovete entrare in queste insenature e trovare una grotta. Se non è qui, è più avanti. Però dovete stare attenti ad una grotta che ci può essere qui in giro, eh. State molto attenti. Vediamo un po' se la si trova subito. Allora, di qua, di qua, di qua. Ecco, qui forse trovata. Eccola. Qui dentro potrebbe spawnare Roaring Moon. Abbiamo un Chansey, abbiamo un Corviknight. Continuiamo ad esplorare. Qui ovviamente spawnano Pokémon fortissimi. Abbiamo anche un Pokémon paradosso già qui. Un Deino. Ok. Come vedete qui non avevo ancora esplorato del tutto, perché avevo preferito andare direttamente alla fine del gioco, perché ero anche un minimo preso finalmente da una sorta di trama. E vediamo se qui dentro può spawnare appunto il nostro Roaring Moon. Vediamo un po', eh. Per adesso abbiamo dei Pokémon paradossi, ma non sono loro. Ne abbiamo un Nidorino. Altri Pokémon paradossi, altri Chansey. Proseguiamo. Ok, qui dietro non c'è nulla. Qui però si può salire, attenzione. Niente, qui c'è un vicolo cieco. Possiamo salire ulteriormente, vediamo. Qui c'è un posto, effettivamente. Con un sacco di Poumi, un MT, dei Chansey che scappano. Roaring Moon però non sembra spawnare. Forse dobbiamo andare al centro del quadrato, vediamo, eh. Io vorrei prendermi innanzitutto questa MT, grazie. No, volevo prendere l'MT, non ti ho nemmeno sfiorato te, Poumi. Eri proprio fuorissimo. Fuga, via. Volevo vedere che MT si trovava qui. Fatemi prendere l'MT, grazie. Raggio d'acciaio. Ok. Ed ora scendiamo per vedere se spawna questo misterioso Luna Ruggente. Abbiamo della menta timida. Campo psichico. Però di Luna Ruggente manco l'ombra. Ecco, sappiate che è un Pokémon estremamente raro. Quindi può darsi che appunto non spawni, come in questo caso. Dovete semplicemente stare a cercare. Dovete semplicemente aspettare che spawni. Magari uscite e rientrate dalla grotta, ricaricate l'area, fate
fate queste cose finché non lo vedrete spawnare. Io nel frattempo ho catturato un crine alato. E niente, dovete semplicemente appunto aspettare. Aspettare che questo Pokémon si faccia vedere. Comunque il posto in cui spawna è proprio questo. Questa grotta qui. Eccolo, è spawnato. Combattiamolo. Dov'è andato il mio Jumpluff? Vai, vai sull'una ruggente qui. Eccolo qua, il paradosso di Salamence, uno dei Pokémon più forti del gioco. Allora, andiamo subito con Paralizzante, sperando di essere più veloci. E peccato che Jumpluff fallisca. Peccato. Notte Sferza non dovrebbe ucciderci, ok. Andiamo ancora di Paralizzante, dai, paralizzalo. Ottimo, ottimo, questa è già una buona cosa. Paralizzato. Altro Notte Sferza, va bene. Ora noi andiamo di acrobazia, che è un effetto normale su di lui. Buono, buon danno. Assolutamente buon danno. Ed ora direi di mandare Dachsbun. Dachsbun è un ottimo tank per questa battaglia, eh. Attenzione, guardate che Dachsbun secondo me molti l'hanno sottovalutato come Pokémon. Almeno nell'avventura, poi non so nel competitivo, ma almeno nell'avventura guardate che è formidabile. Andiamo poi di leccata per tirare giù un po' di vita, come abbiamo fatto anche con i leggendari. Vi ricordo che ho fatto dei video su praticamente a questo punto tutti i leggendari del videogioco. Abbiamo catturato Coraidon, abbiamo catturato ora Luna Reggente, lo stiamo per catturare. Abbiamo catturato anche i quattro leggendari che sono sigillati appunto nei loro altari, quelli per cui bisogna prendere i paletti. E in ogni video vi faccio vedere anche dove sono tutti i paletti per sbloccare quel leggendario. Quindi se vi interessa davvero andatevi a vedere anche gli altri video, trovate la playlist in descrizione o nel primo commento dove trovate tutti i video che ho caricato di Pokémon Scarlatto su questo canale. Allora, Luna Ruggente, tu sarai mio tra poco. Comunque ci ho messo un po' a farlo spawnare, dovete stare qui un po' a girare, girare, girare finché non spawna. Se siete fortunati magari vi spawna subito, lo beccate appena entrate. Invece io ci sono stato qui un po', qualche minuto comunque a girare l'ho fatto. Andiamo di Scuro Ball, siamo in una grotta, quindi il bonus si applica alla perfezione. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Peccato. Ha un catch rate molto basso lui, eh. Quindi non meravigliatevi nel caso in cui non riusciate a catturarlo. Subito, perlomeno. Vedete? Scuro Ball, vita rossa, paralizzato. Peggio di un leggendario questo. Vediamo un po' se riusciamo a prenderlo. Ah, dannazione. Cozzata Zen. Vedete, Dachsbun si tanca tutto il tankabile. E dai, però. Altra Scuro Ball. Ci abbiamo messo di meno a catturare alcuni leggendari, eh? Ok, perfetto, preso. Abbiamo anche Luna Ruggente, il paradosso più forte e raro del gioco. Nel caso voi abbiate violetto, probabilmente qui troverete Iron Valiant. È possibile che si tratti della creatura catalogata come Luna Ruggente, non Reggente, scusatemi, Luna Ruggente, in un diario di viaggio colmo di misteri. Eccolo qua, preso. Il nostro paradosso. Eccoci qui. A questo punto direi di dargli un'occhiata, dato che l'abbiamo catturato. E qui abbiamo anche altri Pokémon che nel frattempo, tra una parte e l'altra, ho catturato. Allora, eccolo qui. Il nostro Luna Ruggente. Cozzata Zen, Lanciafiamme, Notte Sferza e Dragodanza. Anche se sembra un Pokémon totalmente votato all'attacco, quindi mettergli lanciafiamme non so che senso abbia, dato che è un attacco speciale. Comunque è davvero tosto. Ha terra tipo buio, niente male. Come abilità vediamo cosa ha. Un secondo, sono curioso. Abilità. Paleo attivazione. Quando il Pokémon ha con sé una capsula energetica o la luce solare è intensa, la sua statistica più alta aumenta. Attenzione!
Noi una capsula energetica ce l'abbiamo, eh? Potremmo dargliela. Quindi gli aumenta ulteriormente l'attacco, immagino. Non penso che i PS vengano considerati come statistica. Da aumentare in caso. Niente male. Niente male questo Luna ruggente. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Allora, io quindi direi che il video può finire qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere chi preferite tra Luna Ruggente oppure Iron Valiant, tra i due, appunto, i due paradossi molto rari esclusivi di una o dell'altra dell'altra versione Pokémon. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!